caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi vorrei dare una interpretazione ottimistica di una frase che in realtà è molto amara, pronunciata alla fine di Rambo 2, La Vendetta. Per chi ha la mia età, soltanto sentire questa parola, questo titolo, già sente vibrare le emozioni della memoria e del ricordo, perché Rambo 2 in particolare, 1985, incarna proprio gli anni 80. Lo spirito, nel bene e nel male, naturalmente, degli anni 80. Ecco, in particolare in Rambo 2 c'è una frase molto significativa che mi è rimasta impressa ormai da 35 anni. Ho rivisto il film svariate volte e posso vantare di dire l'ho visto al cinema quando uscì. Anche se, a dir la verità, la mia battuta preferita di un personaggio di Sylvester Stallone non è appartenente a Rambo, ma a un personaggio ben più tamarro. Non so se si dice ancora così. Peraltro noi a Bologna diciamo Maraglio, Cobra, Marion Cobretti. La battuta più memorabile e più tamarra è all'inizio del film. C'è un sequestratore terrorista che tiene in ostaggio in un piccolo supermercato una serie di persone e minaccia di far esplodere tutto. Interviene Cobra ed ecco quello che succede. Sta attento! È una bomba questa! Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa. Fantastico! Non devo mica fare la spesa! Tamarrissimo! Non c'entra niente con quello che volevo farvi ascoltare oggi, ma ha attinenza con i personaggi tamarri per certi aspetti, ma anche molto profondi, di grande spessore, interpretati da Sylvester Stallone nel corso della sua lunga carriera, in particolare quelli più celebri. Anche Rambo è un po' così, ma soprattutto Rambo, e questo aspetto è marcato soprattutto nel primo film, un film rivoluzionario, io reputo un capolavoro nel suo genere, nel genere d'azione, diretto da Ted Kotcheff, che è appunto Rambo 1, First Blood. Personaggio davvero altamente drammatico e molto intenso. È facile identificarsi con questo eroe integro e integerrimo che è abbandonato da tutti, che riceve come compenso per il suo sacrificio in guerra nient'altro che esclusione e ribrezzo. Nel secondo film questo aspetto è leggermente in secondo piano rispetto invece alla pura azione anche un po' ideologica. All'epoca venne un po' sbandierata in questo modo, ma nel tempo ha perso ovviamente quella carica di strumentalizzazione politica, diciamo così, e resta invece l'aspetto più spettacolare, ovvero le sequenze di azione e il fisico, direi, anche di Sylvester Stallone, che penso sia il migliore in assoluto che abbia mai indossato, esibito. In realtà anche questo secondo film reca con sé un messaggio ed è, anzi per meglio dire, un tema importante, all'epoca ancora molto sentito, peraltro perché più vicino nel tempo, ovvero il tema dei prigionieri americani in Vietnam e più estensivamente il tema dei reduci. E ancora ritorniamo e ritroviamo quell'esclusione da parte del sistema, quella sorta di infastidita rimozione che pretende di attuare il sistema. E Rambo incarna proprio questo, cioè l'irriducibilità ad accettare le regole ingiuste di un sistema ingiusto per il quale si è sacrificata la propria vita e verso il quale, anzi verso l'ideale che rappresenta il quale, ma in cui nessuno crede più, ecco quel valore originario resta una fede autentica e senza compromessi.
Questa è forse la rappresentazione dell'eroe archetipico ed ecco perché Rambo, questo eroe, è un personaggio perfettamente riuscito, un esempio di perseveranza, tenacia e di irreprensibilità morale in un sistema corrotto e fatto soltanto di interessi egoistici, personali e di tradimenti e di traditori. Un eroe che ha perduto ogni fiducia, ma che persevera nella sua ricerca spirituale, nonostante tutto e nonostante tutti. Naturalmente è un eroe amaro e pessimista, e questa amarezza, questo pessimismo si esprime alla fine del film, quando avviene l'ultimo dialogo con il colonnello Trautmann. Ma allora che cosa vuoi? Io voglio. Loro vogliono. E ogni altro ragazzo che è venuto fin qui e ci ha lasciato la pelle o ha dato tutto quello che aveva, vuole che il nostro paese ci ami quanto noi lo amiamo. Ecco quello che voglio. Come vivrai, Johnny? Giorno per giorno. Ecco, come vivrai, Johnny? Perché lui è John Rambo. Giorno per giorno. Una frase amara, estremamente pessimistica in questo contesto. Ma possiamo riconvertirla, trasmutarla invece in una frase motivazionale. Io così perlomeno l'ho sempre recepita in maniera automatica, non è stata volontaria la mia trasmutazione. Mi viene in mente quanto dice Gesù quando parla della sofferenza di ogni giorno, dice una cosa del tipo ogni giorno ha la sua sofferenza. Ecco, secondo me è meglio tradurla in modo meno patologico, nel senso di pathos, di sofferenza, anche quella frase, cioè nel senso che ogni giorno è misura di sé, ogni giorno presenta le sue sfide, certo le sue tribolazioni, presenta i suoi problemi da risolvere, ogni giorno compete a se stesso. Quindi benissimo la programmazione, come sapete io sono un sostenitore accanito della programmazione, della pianificazione, degli obiettivi, dell'intenzione di riuscita, ma le due cose non le trovo in contraddizione, anzi le trovo fortemente integrabili. Mantenere una visione orientata allo scopo, alla realizzazione dei propri obiettivi e allo stesso tempo mantenere la propria focalizzazione centrata su quel giorno, su ogni giorno, facendo attenzione a quello che accade ogni giorno e avendo la consapevolezza che ogni giorno può portare degli imprevisti, può portare delle situazioni che non avevamo pianificato, può portare degli ostacoli, ma può portare anche delle soddisfazioni, può portare delle riuscite, può portare delle intuizioni, delle ispirazioni, delle idee. Quindi vivere giorno per giorno nella misura in cui quel giorno è tutto ciò che riguarda noi per oggi. Tutto ciò che ci riguarda vale oggi. Abbiamo costruito la nostra idea di realizzazione, il nostro obiettivo. Ogni giorno lavoriamo quel giorno per quel giorno, vivendo a tutti gli effetti giorno per giorno. Bene. Cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana
contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.